All'inizio del Novecento le donne italiane procreavano mediamente tra i 4 e i 5 figli, negli anni 30 3 figli, negli anni 70 2, oggi solo 1,2. Questo significa che da due individui ne nasce solo uno o poco più, quindi le nascite si stanno quasi dimezzando ad ogni generazione. Se continuerà così, come tutto lascia pensare, i giovani italiani si ridurranno al lumicino. Nel frattempo sta aumentando vertiginosamente il numero degli anziani per effetto dell'allungamento della vita. E quindi aumenterà il numero di pensionati, sempre più longevi, le cui pensioni dovranno essere pagate da generazioni sempre più esigue. E comunque non basteranno per mantenere costante la proporzione fra le varie fasce di età. Un'Italia, insomma, completamente diversa dal passato. Tutto questo avrà, ma sta già avendo, profonde ripercussioni non solo sulle pensioni per l'aumento crescente dei pensionati, ma sulle spese sanitarie per l'aumento dei costi delle cure e anche sulla produzione del reddito, perché si assottiglierà la fascia della popolazione attiva, che dovrà quindi essere molto più efficiente per produrre reddito per tutti coloro che non lavorano più, anziani e pensionati, o che non lavorano ancora, studenti. La popolazione umana sta oggi crescendo di 78 milioni di abitanti l'anno. È come se ogni 4 anni si aggiungesse una popolazione equivalente a quella degli Stati Uniti. Ogni 4 anni. Ma dove nascono tutti questi bambini? Oggi il record di crescita lo detiene l'Asia. Qui ogni anno si aggiungono 45 milioni di nuovi arrivati. L'Africa invece oggi cresce di 22 milioni di persone l'anno. Via via questa crescita diminuirà e si prevede che nel 2050 l'aumento sarà solo di 9 milioni l'anno. Con questi ritmi di crescita però l'Africa passerà dai 200 milioni di abitanti nel 1950 ai 2 miliardi nel 2050. Una moltiplicazione per 10 degli abitanti in un solo secolo. Nell'America del Nord e del Sud l'aumento della popolazione tenderà pian piano a stabilizzarsi, mentre l'Europa continuerà a perdere abitanti. Oggi perde 100.000 persone l'anno, ma nel 2050 la perdita sarà di 2 milioni e mezzo l'anno. Questa sproporzione nella crescita delle varie regioni del mondo fa sì che il peso dell'Occidente si riduca sempre di più. Nell'Ottocento gli abitanti di Europa e America del Nord rappresentavano quasi il 30% della popolazione mondiale. Oggi rappresentano meno del 18% e nel 2050 solo l'11%. Una coppia che genera due figli mantiene in teoria normale il tasso di riproduzione. Se anche ognuno di questi due figli avrà a sua volta due figli, nasceranno quattro nipotini. Ma se da una coppia nasce un solo figlio, come sta ormai quasi avvenendo, e questo a sua volta avrà un solo figlio, alla fine non saranno nati quattro nipotini, ma uno solo. In altre parole, in due sole generazioni, le nascite si saranno ridotte di ben quattro volte. Ce n'è una che subito salta agli occhi, cioè che cambia radicalmente il rapporto tra chi lavora e chi è in pensione. Nel 1960, su 10 persone che lavoravano, ce n'erano solo 3 in pensione. Oggi i pensionati sono diventati 7 su 10 e nel 2020 saranno 10 su 10, cioè per ogni persona che lavora ci sarà un pensionato. E questo ricorda la storiella di quel pensionato che ogni mattina suona il campanello dell'inquilino del piano di sotto, gli dice buongiorno, buongiorno, tutto bene? Sì, grazie. Allora, non faccia tardi al lavoro perché deve pagare la mia pensione. Ma vediamo quali sono già e quali saranno le conseguenze di questa situazione del tutto nuova nel campo delle pensioni. Non passa giorno senza che ne sentiamo parlare. Le pensioni e come riformarle. Giornali, televisioni, internet. È uno dei temi centrali dell'azione di governo, delle critiche dell'opposizione, delle richieste dei sindacati, delle analisi di economisti ed esperti. Insomma, tutti parlano delle pensioni e ovviamente tutti ne sono interessati perché invecchiare e smettere di lavorare fa parte della vita. Ma come funziona esattamente il sistema pensionistico e quali sono i rischi che si tenta di correggere? A Moncalieri, nel collegio Carlo Alberto, si trova il CERP, un centro dedicato proprio allo studio dei sistemi pensionistici, non solo quello italiano, ma di tutti i paesi più avanzati.
Qui non ci si limita ad analizzare il funzionamento, ma si simula anche l'andamento dei diversi sistemi fra 10, 20 o 50 anni. Lo dirige la professoressa Elsa Fornero e con lei e Bruno Bozzetto abbiamo messo a punto queste animazioni per spiegare in modo semplice i meccanismi di base delle pensioni. Primo punto molto importante. Le pensioni sono un risparmio forzato. Da giovani, quando si hanno le forze e la salute per lavorare, non si consuma tutto quello che si guadagna, ma se ne mette da parte una quota per quando si sarà vecchi. In pratica, per legge, siamo costretti a comportarci come parsimoniose formiche, anche se forse preferiremmo fare le cicale. Ma dove vanno a finire questi risparmi e come ci vengono restituiti a rate una volta in pensione? I sistemi sono due. Il primo, detto dai tecnici a capitalizzazione, funziona come un salvadanaio dove mettiamo i nostri risparmi, che poi alla fine ci vengono restituiti come pensione. Quali sono i rischi di questo sistema? L'inflazione è il nemico più pericoloso perché può svalutare i risparmi. Dopo 35 o 40 anni la somma accantonata potrebbe non bastare più a vivere decorosamente. Ma ci sono altri pericoli. Naturalmente i risparmi non rimangono nel salvadanaio, ma vengono investiti. Qualsiasi investimento ha un suo rischio più o meno grande, basta guardare l'andamento delle borse. E poi ci sono i pericoli che il gestore del salvadanaio sia disonesto o incapace. Se tutto va bene, tuttavia, il sistema del salvadanaio garantisce una somma rivalutata da buoni investimenti su cui contare per la vecchiaia. C'è anche un secondo sistema, il principale in Italia. Qui non ci sono salvadanai, ma una specie di cassa comune. Chi è giovane mette i suoi risparmi. Chi è anziano ritira la pensione. Dalla stessa cassa, che quindi è sempre vuota, perché quello che viene versato viene ritirato. E chi pagherà le pensioni di chi oggi è giovane? Verranno pagate dai giovani futuri, quando chi oggi lavora sarà andato in pensione. Insomma, è quello che viene chiamato il patto fra generazioni. Ognuna paga, ma sa che quando sarà vecchio qualcun'altra pagherà per lei. Nonostante sembri più macchinoso del salvadanaio, anche questo sistema funziona bene, ma ci sono dei rischi. Qui il pericolo non è l'inflazione, ma l'invecchiamento della popolazione. I pensionati che diventano più numerosi dei giovani lavoratori. Non solo, poiché vivono più a lungo riceveranno la pensione per più anni. Oggi il rapporto è di 100 lavoratori ogni 70 pensionati, ma in futuro potrebbe arrivare a 100 a 100. O addirittura i lavoratori potrebbero essere meno dei pensionati. Non è l'unico pericolo. Se l'economia non va bene e aumentano i disoccupati, ci saranno meno persone che versano i loro risparmi nella cassa comune. E poi ci sono i rischi politici, perché in definitiva chi controlla la cassa è il potere politico, e il politico, per ricevere voti, può promettere più di quello che il sistema riesce a mantenere. Non sarebbe la prima volta che accade. L'unico modo perché questo sistema funzioni e sia equo è che le pensioni siano commisurate ai risparmi, i famosi contributi, versati nel corso della carriera lavorativa e alla durata media della vita da pensionati. Senza questo meccanismo di giustizia finanziaria, ci sono oggi anziani che ricevono pensioni maggiori dei contributi versati, mentre i giovani di oggi, quando domani saranno anziani, riceveranno pensioni inferiori a quanto hanno risparmiato.